le cassette per l'ortofrutta chiudono il cerchio e il modello di economia circolare che il CONIP, il Consorzio Nazionale Imballaggi in Plastica, porta avanti da 20 anni. E i risultati parlano chiaro. Più del 70% delle cassette per ortofrutta immesse al consumo sono avviate al riciclo. E ogni anno sono 86.000 le tonnellate di casse realizzate interamente con plastica riciclata, certificata e riciclabile al 100%, risparmiando acqua, energia, emissioni e materia prima vergine. È stata un'avventura molto lunga che però oggi possiamo tranquillamente dire che è stato un modello vincente, ma per tanti motivi, non solo per aver anticipato in qualche modo gli elementi principali dell'economia circolare, ma in quanto ha dato la possibilità, diciamo, al sistema economico di utilizzare un modello che gli desse la possibilità di ridurre le risorse. Se lei pensa che noi su una quota 100, per dare un numero, già raccogliamo il 70% del nostro immesso sul mercato, questo naturalmente è un elemento che deve spingere anche altre realtà a copiare, diciamo, questo nostro modello e applicarlo anche ad altri sistemi. In Italia dunque l'economia circolare è già realtà. Non a caso il nostro paese è in testa nelle classifiche europee, ma le opportunità da cogliere sono ancora tante. L'economia circolare in Italia ha delle grandi potenzialità, riscuote ampio consenso, anche senza nessuna spesa pubblica, cioè basandosi solo su investimenti privati. È possibile, anticipando gli obiettivi della nuova direttiva europea, quindi muovendosi in un solco ormai definito, avere al 2025, migliorando varie attività e alzando i target, circa 200.000 nuovi posti di lavoro. Insomma, sono numeri importanti.